Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo quinto episodio delle cronache di Inca il Ragno, lo scriba di Casa Selvaggi non ci narrerà le vicende di qualche arconte che ne ha richiesto i servizi investigativi, ma ci farà accomodare nei suoi ricordi raccontandoci una vicenda accaduta nel passato, che l'ha vista coinvolta in prima persona. O primo insetto, in questo caso. Prima di iniziare, volevo ricordarvi che nella data di ieri, 2 ottobre, e in quella odierna, si è svolto e si sta svolgendo il Keyforge Live, l'evento privato dedicato al nostro gioco di mazzi unici più grande al mondo dopo la pandemia. In descrizione troverete i link utili per riuscire a recuperare la giornata di ieri e gustarvi dal vivo gli episodi che si svolgeranno nella giornata di oggi. Vi aspetto assieme a me in cabina di commento. Ed ora scopriamo insieme l'avvenimento svoltosi nel passato del ragno scrittore. Dalla penna di Daniel Lovat Clark, ecco a voi il Cancello della Speranza. Andiamo a dargli un'occhiata. Sono un'inveterata collezionista di storie. È il mio passatempo, il lavoro della mia vita, la mia tela. Sono stata in grado di far fruttare il mio amore per le storie in una vita abbastanza confortevole, spesso seguendo le storie che i miei clienti mi hanno chiesto di seguire, per scoprire le verità nascoste nelle leggende. Questo non è uno di quei casi. Questa è una storia che si è svolta davanti ai miei 8 occhi, per caso, o forse per provvidenza. Ero fuori dal Cancello della Speranza con qualche centinaio dei miei ex vicini e altri profughi quando posai lo sguardo per la prima volta sullo scudiero Duma. Era un'umana, priva di elmo, tra i cavalieri in armatura del Sanctum di guardia al cancello e, per quanto riuscii a capire, era la nostra unica alleata. Noi profughi ci siamo riversati attraverso la campagna, scorrendo attorno alla guglia dell'acqua e alle case vuote di Caedsurb, e affiorando come relitti alla deriva davanti ai bastioni argento e perla del cancello. Dietro di noi, troppo vicini nella mia dichiaratamente poco obiettiva opinione, sciamavano gli alieni omicidi che avevamo battezzato ingordi. Non avevamo idea da dove venissero, non avevamo idea di come comunicare con loro e nessuna chiara immagine di ciò che volessero, a parte il fatto che mangiavano qualunque cosa sul loro cammino. Dall'albero in cui di recente avevo costruito la mia casa ad alcuni dei miei sfortunati vicini. La salvezza nella città volante di Brighthaven era tutto quello che avevamo in mente quando arrivammo al Cancello della Speranza, ma a sentir parlare i cavalieri avremmo potuto essere un esercito invasore noi stessi. Non possiamo semplicemente aprire le nostre porte a chiunque desideri entrare, tuonò uno di essi, la sua aureola luminosa al di sopra dell'armatura argentea. Le risorse del Sanctum non sono illimitate. Chi proteggerà i degni dagli indegni? Chiese la donna umana dall'armatura bianca. Scudiero Duma, dimentichi il tuo posto, rispose il cavaliere. E tu dimentichi i nostri insegnamenti? Scattò Duma, premendo un dito contro l'acciaio della piastra pettorale del cavaliere. L'illuminazione non è per il Sanctum. È per tutti. Vorresti mettere in dubbio la mia conoscenza delle nostre sacre scritture? Tuonò il cavaliere. Se devo, rispose Duma, facendo un gesto verso la moltitudine riunita, me inclusa, e verso il villaggio ora vuoto oltre la piazza. I contadini e gli abitanti del villaggio che avevano abitato a Gatesurb lo avevano abbandonato ancor prima dell'arrivo dei primi rifugiati.
erano già dentro Bright Heaven, non avevo dubbi. Ognuno di loro potrebbe raggiungere l'illuminazione. Sai molto bene che pochi di loro lo faranno, rispose il cavaliere, ora in un tono più tranquillo e gentile. Il sentiero che percorriamo è difficile, Duma. Pochi giungeranno alla fine. Lei distolse lo sguardo. Vero, ma nessuno di loro lo farà se moriranno per mano del nemico che li segue. Alzò lo sguardo verso la città di Bright Heaven sopra di noi. Il ponte del cancello della speranza alla città vera e propria scintillava sopra di lei, un nastro di luce dorata. Quando i cancelli erano aperti, viaggiatori, pellegrini e abitanti risalivano lungo quel nastro dorato come sorretti da mani invisibili. Ma ora quei cancelli erano chiusi e il ponte dorato era un vago scintillio sullo sfondo del sole calante. Quanti che sono già in città potrebbero non trascendere mai la carne e il sangue? Quanti nel nostro ordine? I cancelli non erano chiusi per me. Il cavaliere le mise una massiccia mano guantata di metallo sulla spalla. Non temere, scudiero Duma, manifesterai l'aureola col tempo. Sono fiducioso. Lei spinse via la mano. Non è questa la mia preoccupazione, campione. Il Sanctum offre l'illuminazione a tutti. Lascia che percorrano il sentiero. Oppure no, ma prima devono vivere a sufficienza da poter compiere la scelta. Come potremo guidare le genti del Crogiolo lontane dall'oscurità se nascondiamo loro la nostra luce, se li respingiamo alle nostre porte? Un altro cavaliere appoggiò la sua lancia sul lastricato di marmo bianco. Potremo inviare i monaci grigi tra loro, lasciare che dividano i più degni dagli altri. Di certo abbiamo spazio per alcuni. «Non state ascoltando!» esplose Duma. «Non ci sono degni o indegni!» «Spalancare il cancello?» disse sbalordito il nuovo arrivato. «È questo che proponi, Duma? Lasciare che questi profughi infestino le nostre strade?» «Poche centinaia di innocenti non sono certo un'infestazione, Sir Palaenon!» disse il campione. E se uno di questi innocenti dovesse dimostrarsi falso, Duma? Palaenon girò l'elmetto per osservarci e, anche se il suo volto non era nulla più delle stesse piastre d'armatura di tutti i cavalieri, percepì un'ondata di disapprovazione irradiatasi da lui. E se uno di loro fosse un ladro, o peggio? Bright Heaven ha una guardia cittadina e già abbastanza ladri propri. Rispose Duma. Non dobbiamo dare a questi sfortunati le chiavi della cattedrale, ma di certo possiamo offrir loro un rifugio sicuro fin quando il pericolo sarà passato. Concordo che difficilmente saremo in pericolo a causa di questi... Giurerei di aver sentito prendere in considerazione la parola rifiuti e poi scartarla come poco educata. Di queste povere anime, concluse il campione. Ma pensa al precedente che creeremmo, Duma. Tutti coloro che sono affamati o impauriti dovrebbero correre da noi? E perché no? Chiese Duma. La pergamena santificata è stata di conforto per me quando ero sola e spaventata. Percorrere questo sentiero mi ha mostrato il modo per essere una persona di cui posso andare fiera. Lasciamo che proseguano verso di noi, lasciamo che mangino alla nostra tavola, lasciamo che trovino rifugio tra le nostre mura. E quando i nostri granai saranno esauriti? Chiese Palaenon. Noi spiriti illuminati non necessitiamo più di sostentamento, ma voi creature di carne e sangue sì. Facciamoli lavorare nei nostri campi e botteghe, uniamo le loro forze alle nostre. Ogni nuovo convertito è più di una bocca da sfamare, Sir Palaenon. I loro spiriti sono sacri, tanto quanto il tuo. Come osi? Attaccò Sir Palaenon. Il mio spirito... Basta! Tuonò il campione.
apriremo loro le porte. Lo scudiero Duma ha ragione. Lasciamo che questi innocenti accedano a Brighthaven e si rifugino dietro i nostri scudi. Non è questo lo scopo del nostro ordine? La decisione venne trasmessa e il luccicante cancello della speranza si aprì. Il ponte nastro verso Brighthaven sopra di noi avvampò di nuova vita quando il primo dei profughi vi poggiò il piede. I cavalieri erano in piedi davanti alla folla. Gli sguardi vigili che la esaminavano in cerca di oggetti di contrabbando e le mani guantate che rallentavano quella che avrebbe potuto essere un'ondata travolgente in un rivolo ordinato. Decisi di attendere che la fila si assottigliasse, temendo sempre di poter essere calpestata, ma mi trattenni anche per vedere come si sarebbe sviluppato il resto del dramma di Duma. «Grazie, campione Anafiel», mormorò lei guardando il progresso dei pellegrini. «Il credito di questa decisione va a te, Duma. Grazie per averci ricordato del nostro sacro dovere». Il guanto di metallo del cavaliere cigolò quando tamburellò con le dita sull'impugnatura della spada. Un'abitudine stranamente fisica per qualcuno privo di una forma corporea, solo uno spirito di energia contenuto da un'armatura metallica. «C'è stato un tempo, quando ero giovane, in cui...» Fu interrotto da un urlo. Qualcosa tremolò al confine della grande piazza, dove gli alberi del Giardino della Speranza si ergevano in file silenziose. Uno di essi, poi un altro, oscillò e cadde. Grida fin troppo familiari lacerarono l'aria della sera. Ingordi. «Mantenete le posizioni!» ruggì il campione Anafiel, sollevando la spada che avvampò di luce dorata. Ali dorate si dispiegarono sopra di me e Sir Palaenon atterrò al fianco di Anafiel. «Campione!» disse, la sua aura che si illuminava e sbiadiva nuovamente. «I mostri sono qui! Dobbiamo chiudere il cancello!» «Temo di sì!» concordò Anafiel con mia grande delusione. Mi feci più avanti sperando di riuscire almeno a scroccare un passaggio su uno di quei cavalieri durante la loro ritirata. «No!» disse Duma. Sollevò la spada e un'aureola si formò attorno a lei. Non avevo mai visto l'aureola di un cavaliere da vicino. Quella di Duma prese la forma di un triangolo sospeso sopra la sua testa, con altri pannelli che si illuminavano verso il basso per proteggerle le spalle e il collo. La sua aureola era una manifestazione sacra della sua volontà, tanto quanto una difesa contro i danni. Gli altri cavalieri fecero un passo indietro. «Duma!» disse Palaenon. «Hai manifestato la sacra!» Anafiel lo interruppe. «E allora cosa si fa, Duma?» «Li tratterrò», disse lei. Alzò in alto la spada e il metallo argenteo della lama esplose in energia dorata, la stessa aura della sua aureola. «Lasciate il cancello aperto fino all'ultimo momento possibile». «Lo faremo», promise Anafiel. «Ma cosa ne sarà di te?» Duma si voltò verso l'incombente orda di ingordi. Avevano raggiunto il confine della piazza, dove i loro artigli e le interminabili file di denti luccicavano, mentre le difese del cancello della speranza aprivano il fuoco con saette di luce sacra. Iniziò a correre. «Ricordatevi di me!» Corsi al fianco di Anafiel e mi arrampicai sulla sua spalla per avere una visuale migliore. L'aureola di Duma diventava sempre più luminosa mentre si lanciava in mezzo all'orda di ingordi. La sua spada tremolava e bruciava arco dopo arco, disperdendo i mostri mentre si spingeva dentro Gaethsurb. Agitai tre delle mie zampe nell'aria per esultare quando conficcò la lama in un ingordo dall'aspetto particolarmente grande e pericoloso. Poi mi coprì cinque degli occhi per il terrore
quando un branco di bestie più piccole e agili la gettarono in terra. Scomparve sotto un cumulo di alieni urlanti, ma una luce dorata sbocciò sopra quella massa in movimento e Duma ne emerse, libera, spargendo ingordi e pezzi di ingordi in ogni direzione. La sua aureola era più luminosa che mai, e archi crescenti di luce dorata la circondavano e falcidiavano gli ingordi anche mentre recuperava la spada. «Guarda, Palainon!» disse Anafiel. «Lì c'è un vero cavaliere!» «Ma cosa credi di fare?» chiese Palainon. «Per eroica che sia, ritarderà l'orda solo per un minuto o due. Perfino ora alcuni la stanno superando!» «Duma ha sempre visto più chiaramente di te, Sir Cavaliere!» disse Anafiel. Sollevò la spada e indicò con la punta della luminosa lama dorata. «Osserva!» Duma aveva raggiunto l'aguglia dell'acqua. Si voltò verso di noi e alzò la spada in un ultimo saluto. La lama brillava più che mai e si era allungata. Almeno 4 metri di luce dorata collegati all'impugnatura nella sua mano. La girò e la abbassò in un rapido fendente che attraversò l'aguglia in un solo colpo. «Morirà!» sussultò Palainon. «Vivrà per sempre!» disse Anafiel. Fu come se un oceano fosse esploso nel bel mezzo della fattoria. Una devastante onda d'acqua, ben presto mescolata a ingordi e detriti, esplose dall'aguglia verso l'esterno. Spazzò via ogni ingordo che minacciava Brighthaven e lasciò un lago che, qualunque altro, avrebbe impiegato ore ad attraversare. Io e gli altri profughi giungemmo sani e salvi a Brighthaven e, nelle settimane successive, le forze combinate del Sanctum e della tribù Brobnar più vicina, guidate da un paio di arconti, sterminarono la minaccia degli ingordi. Usando qualche magia o tecnologia avanzata, uno degli arconti fece perfino ricrescere gli alberi del boschetto delle ragnatele e fui in grado di tornare alla mia confortevole casetta e ricominciare a riempirla dei miei scritti. E Duma? Entrambi i cavalieri avevano ragione, credo. Scomparve quel giorno, portata via dall'onda. Ma al tempo stesso, essa continuerà a vivere. Perché è qui, sulla pagina. In vero vivrà per sempre, fin tanto che seguiremo la sua ultima richiesta, ricordarci di lei. Questa credo sia la lore più bella che io abbia mai letto su Keyforge. Parlo di parte ovviamente perché tratta di Sanctum, ma quanti di voi, avendo in mano la carta Duma la Martire, si sono chiesti il motivo di quel titolo? Se siete tra quelli che una domanda se la sono fatta, bene, questa è la vicenda che ha trasformato una semplice umana in un cavaliere ammirato ed amato del Sanctum. Ma le sorprese non finiscono qui, visto che andando a ricercare alcune fonti ho trovato anche l'aspetto degli ingordi. Come sarebbe a dire, vi chiedereste? Ebbene, grazie all'artwork della carta Fine dei Martiri, c'è l'atto finale della vicenda che ritrae proprio Duma combattere contro esseri mostruosi dalla pelle squamosa. Che questi ultimi potranno in un futuro prossimo rappresentare un'ennesima casata del crogiolo? Si è detto che una forza congiunta di Arconti, Sanctum e Brobnar hanno sterminato ogni parassita alieno, ma parlando all'inizio della storia di uno sciame, chissà se qualche alveare non è rimasto intatto in silente attesa della schiusa. E voi, cosa ne pensate? Fatemi sapere come sempre nei commenti le vostre opinioni in merito. Come potete vedere, di dettagli da prendere in considerazione in Keyforge ce ne sono un'infinità. Passo dopo passo, comunque, avremo sempre un quadro più chiaro e cristallino dei vari strati del pianeta al centro dell'universo e delle innumerevoli fazioni che lo popolano. Quali sorprese ci attenderanno? Solo il tempo e gli architetti sapranno darci una risposta.
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.